Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi video in giardino per la seconda volta con noi. Vedrete cosa facciamo, andremo a comprare delle piante, faremo una nuova aiuoletta perché modifichiamo, spostiamo una pianta da una parte all'altra del giardino e lo metteremo un po' a posto. Spero che il video vi piaccia, vi dia qualche spunto per mettere a posto anche a voi il vostro giardino e ci vediamo alla prossima. Il giardino è la situazione attuale, adesso dobbiamo sistemare delle aiuole, insomma metterla un po' a posto. Io ho già spostato i mattoncini perché vedete che prima qua era tutto dritto, ho iniziato a togliere un po' d'erba e ho tolto la piccola recinzione in legno che arrivava fino qua in fondo, in modo che adesso poi prepariamo le aiuole, piantiamo le piante, sistemiamo, mettiamo un po' in ordine. C'è questa, vedete che ho già tolto, spostato già i mattoncini, la allarghiamo, toglierò l'erba e poi pianteremo delle piante. Qua Stefano ha finito lui di togliere l'erba, io avevo solo cominciato il lavoro e adesso questa pianta qua la metteremo vicino al nostro caco. Notate la gomma della mia carriola? Sì, è un po' a terra. Queste sono le piante che abbiamo comprato. Maggie no. No, Maggie no. Abbiamo preso il pino mungo, che è questo. Ecco, Maggie si strozza e la metteremo lì. Abbiamo già fatto il buco. Poi abbiamo preso un'azalea. Questa qua l'abbiamo pagata 14 euro ed è abbastanza grandina. E farà i fiori rossi, mi sembra. E metteremo sempre in questo pezzo di aiuola. Poi abbiamo preso un bellissimo oleandro, giusto? L'oleandro. Poi abbiamo preso questa piantina più piccolina. Questa è un evonimo, 3 euro. Oh, sì, 3 euro. E quindi posizioneremo qui queste piante. Con Stefano che fa il contadino. Zappatore. Adesso ho posizionato il telo da pacciamatura dove Stefano ha messo la pianta, poi mettiamo anche l'altra pianta più grossa di lì e così finisco di mettere il telo e poi mettiamo sulla corteccia. Come prosegue, giardiniere? Perfetto, un caldo boia. Soddisfatto degli acquisti? Ma speriamo che durino le piante. Poi là in fondo a sinistra avremo da fare un altro lavoretto, bisognerà poi sistemare anche quelle aiuole lì, però piano piano, poco per volta, e vi rendiamo partecipi, così ci fate compagnia mentre facciamo i nostri lavoretti in giardino. Guardate che meraviglia che è questa pianta. Adesso taglio il telo per la pacciamatura, così possiamo poi mettere la corteccia e finire l'aiuola. Così l'erba non crescerà e le piante rimangono anche più protette. Thank you.
Ok, siamo quasi alla fine, adesso prepariamo l'ultimo buco per l'ultima pianta. La pianta in questione è questa. La camellia. La camellia, guardate che bei fiori. Guardate che bei fiori che fa. Bellissima, questa l'abbiamo pagata. 30 euro. E non è neanche proprio piccolina, eh. Poi verrà grossa e coprirà tutto il buco che c'è lì. Questa è l'ultima pianta che mettiamo oggi. Ok, ragazzi, la viola è finita. Abbiamo lavanda, roselline. Il nostro caco. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto un pollice in su, vi aspettiamo nel prossimo video e vi mandiamo un grosso bacione. Ciao a tutti!